E dato che Gregorio Magno disse che l'arte, l'immagine, aveva una funzione educativa, cioè l'immagine è l'alfabeto dei poveri, perché gli altri sanno il latino, possono leggere la Bibbia, ma chi va in chiesa? Come va? Questo interessava a Gregorio Magno, questo interessava ad Agostino. E invece c'erano altri che dicevano no, c'era straordinario l'altro padre della chiesa, adesso mi sfugge chi era, quello che viveva nel deserto, Loredana, chi era? Bravo, San Girolamo, no? Sempre, San Girolamo era ferocemente contrario, allora diceva no, no all'immagine. Allora, avete presente le due tendenze? Gregorio Magno dice no, l'immagine serve. Non me ne frega nulla che l'immagine sia pagana, nel senso che ci ricordi il retaggio pagano. Tant'è che Gregorio Magno è quello che dice valorizziamo il mondo antico, perché era gente che era alla ricerca. Non aveva trovato Dio, si è inventato degli idoli, ma noi diamo risposta a quella domanda. San Girolamo era ferocemente contrario, diceva l'immagine è idolo. L'immagine è pagana, l'immagine distrae, non deve esserci. Alla fine di queste due tendenze che verranno riproposte anche ad Oriente, in un conflitto passato come lotta iconoclasta, feroce, di cui ci saranno delle questioni politiche soprattutto, nel senso che l'imperatore vedeva che la gente girava, viaggiava attorno ai conventi, come poi succederà anche da loro, solo che da loro l'imperatore era molto forte, da noi l'imperatore non contava nulla e c'erano solo i conventi. E girando attorno ai conventi portavano miliardate di cose ai conventi. Ogni convento aveva un santuario, aveva una reliquia, aveva un'icona e si veicolavano soldi, ma anche cultura, messaggio. E questo dava molto fastidio all'imperatore di Costantinopoli e quindi ci sarà un discorso politico che lascia stare. Tornando qui, passa il fatto che l'immagine serve, l'immagine trasmette una cosa importante, cioè l'immagine è devozione. Il paesaggio in fondo, sì, il paesaggio è importante, viene appena accennato. Guardate, i riferimenti al mondo classico, quei resti, quell'accenno di tempio. Qualche albero. Quindi già allora, se uno mi viene a dire mai il paesaggio delle idee non c'era, diciamo una grandissima stupidaggine. Non si possono fare assolutizzazioni. Bisogna avere la pazienza, l'umiltà di prendere delle tendenze che ci sono e poi di volta in volta provare ad essere smentiti. Ecco, anche questo. Altro, oltre alla miniatura, c'erano gli arazzi, no? Immaginate che lavoro, no? A telaio, qui molto, e queste cose raccontano delle storie. Per esempio, questa è la storia di Guglielmo d'Orange, penso, che va alla conquista dell'Inghilterra, le barche. E vedete, questa è la caratteristica del Medioevo, la storia deve essere molto semplice. Anche un analfabeta deve capire la barca. Il viaggio, la partenza, questa è solo una parte, la tappezzeria completa è immensa e la persona che si mette lì, seguendo sequenza dopo sequenza, alla fine del viaggio ha davanti la storia. Questa era la funzione dell'arte nel Medioevo, raccontare una storia. Diciamo che in un certo senso hanno anticipato le sequenze fotografiche del film, no? Come mettere insieme tanti fotogrammi e alla fine dargli dinamismo. Andiamo avanti. Questa è straordinariamente importante, San Leo, direi che è una delle meraviglie, delle meraviglie per la sua essenzialità, è la prima grande forma del cristianesimo affermato, direi, affermato. Prima si parlava di chiesa paleocristiana, vabbè,
qui è il romanico come deve essere. Poi ha avuto tante modifiche, tante, cioè il romanico come doveva essere, essenziale, secondo quello spirito che i padri della Chiesa avevano trasmesso. Luce pochissima. Perché poca luce? Perché la luce distrae. Si deve creare all'interno della Chiesa un luogo di accoglienza dove le persone stanno insieme per un motivo preciso, perché lì dentro c'è Dio, per nessun altro motivo. E tutto ciò che è attorno, decorazioni, affreschi, è distrazione. Se voi andate a vedere questa chiesa, dentro non ci trovate praticamente quasi nulla, salvo qualche aggiornamento che è stato fatto nel tempo, perché dall'800, 900 circa, dopo Cristo, in avanti, ha subito degli aggiornamenti. Però la struttura originaria è questa. Andiamo avanti? Questo in Italia, come dire, è fuori cosa succede? Fuori succede un mare di cose. Allora, sicuramente il cristianesimo, pensate ai missionari che partono e vanno a inseguire i barbari. Se prima i barbari erano venuti da noi, adesso partono i missionari e vanno nelle loro terre a catechizzare, no? Germania, Francia, Inghilterra. Tra l'altro, con delle cose bellissime, un giorno vorrei leggervi le poesie dei frati irlandesi, che sono una cosa meravigliosa proprio per la freschezza, per la delicatezza, che di religioso non hanno assolutamente nulla, non pensiate, no, una capacità di approccio alla realtà molto, molto morbida, molto bella. Quindi il romanico sicuramente si viene esportato come stile architettonico. E normalmente incontra l'architettura indigena, per cui nascono forme di romanico aggiornato con l'architettura anglosassone, nord europea. Questo è un esempio di cattedrale non romana di Durham in Inghilterra, siamo attorno al 1100. La prima cosa che si vede è che comincia a venire fuori l'altro grande stile che subentrerà al romanico, cioè il gotico. Quel gotico che da noi arriverà con il Duomo di Milano e con, cosa possiamo dire, Palazzo Ducale, attorno al 1300, già ai primi del 1000, verso 1500-1600, in Europa già si afferma. E la prima cosa che scopriamo è la spinta verso l'alto. Se il romanico è compresso, è quasi una chioccia, il romanico spinge. Spinge, volta crociera, grande spinta, e poi vedremo in cattedrali come Chartres e Notre Dame gli archi rampanti fuori, perché grande ingegneria architettonica, come si fa a sostenere da una roba così alta, con colonne così sottili e un peso così forte, con degli archi, per il terrore che tutto cadesse. Ok, andiamo. E un'ultima cosa, le vetrate. Cominciamo a vedere le vetrate. In quegli stessi anni, chi è andato a Parigi e ha visto la Sainte-Chapelle, è tutto vetro, è tutto colore, è tutto luce. Il gotico è una meraviglia di luce e di colore e di spinta verso l'alto. Ok, andiamo avanti. Quello che vi dicevo prima, anche l'ultimo accessorio di chiesa comincia a diventare arte. Questo è oro e ogni cosa, un candelabro, Gloucester, racconta una storia. Qui è la storia dell'uomo malato, dannato, che comunque verrà salvato. Andiamo avanti. Questo cos'è? Questo è un fonte battesimale. Anche qui si racconta sempre una storia. Questa capacità di sbalzo delle figure. Sotto ci sono 12 buoi, vabbè, questa è solo informazione, perché l'Antico Testamento dice che il mare poggiava su 12 buoi. Okay. Quindi c'è sempre un riferimento biblico, no? E poi sopra c'è una cosa molto, molto chiara, molto semplice, che è il battesimo di Gesù.
sul fiume Giordano. Ecco, parliamo di vetrata, e questa è la cattedrale di Chartres, no? Che tema? L'Annunciazione. Vediamo. Gli archi rampanti di Chartres, 1200, questi archi che sostengono. Costruzione, ingegno. Questo è straordinario. Avanti. Ecco. Che cosa è il gotico? Che cosa ci rimane il gotico oltre al discorso di queste strutture architettoniche che spingono verso l'alto? Ci rimane soprattutto, quando si dice anche nel linguaggio comune gotico, si intende espressivo. Qualcosa è vero. Il gotico dà espressione alle cose, dà rilievo alle cose. Tant'è vero che nelle chiese del gotico sono significativi soprattutto i portali. Sui portali trovate tutte queste figure, normalmente santi, profeti, raccontano momenti biblici, e se durante il Medioevo erano tutte uguali, qui ogni figura ha la sua caratterizzazione. Si attenti alla piega. Quando arriverà Giotto, Giotto non fa questa espansione, questa fisicità del gotico. Ecco perché si dice che la modernità di Giotto sta nell'aver fatto della pittura scultura, copia di qui, e attraverso qui arriva in Italia il gotico. Vai. Questa è la meraviglia. Qui cominciamo a essere nel cuore. Il cuore è la Toscana. Cioè il 1300, 1300-1400 è tutta Toscana, anche se non solo Toscana. La straordinarietà di questa opera di Nicola Pisano è che in una composizione ci sono tre storie. Allora trovate tema alla Madonna. Tre momenti della Madonna. In alto a sinistra l'Annunciazione, la vedete? L'arcangelo, la Madonna con questo atteggiamento incredibile del dire non sono degna, il vuoto pauroso fisico che c'è in mezzo. All'altra estremità, a destra, trovate la Natività di bimbo, la figura centrale della Madonna che si distende, e in fondo la terza storia, le ancelle che lavano il bimbo. Ok, andiamo. Giotto. Su Giotto faremo cose molto importanti. Giotto cos'è? È Cappella degli Scrovegni, Assisi, e qui niente. Qui quello che vi dicevo prima sul gotico, lui lo porta in pittura. Questa figura esce dal quadro, ti viene incontro, non è più figura, cioè non è più dipinto, è scultura, ha la consistenza fisica della scultura e ha la geometria della scultura, è perfettamente simmetrica, aveva capito tutto Giotto. Andiamo avanti. Palazzo Ducale, il gotico in Italia, 1300, questo significa Venezia fino al 1500 sarà il cuore dell'Europa. Perché? Perché aveva i rapporti privilegiati con Costantinopoli. Dalle scoperte geografiche in poi, da metà del 400 in poi, il centro di gravità dove passerà? Passerà nelle Fiandre, no? Nel mondo del nord, anche perché, non solo per le scoperte geografiche, ma perché diciamo così, i turchi contribuiranno ad abbattere l'impero romano d'Oriente e soprattutto ostruiranno le vie del traffico di Venezia. Venezia attorno al 1500 vede l'ultimo splendore, poi ha una fase di profondo decadimento. Andiamo avanti? Qui entriamo nel cuore. 1300, Simone Martini, l'Annunciazione, no? quanta meraviglia. Niente, solito tema, santi, Madonna, e guardate anche qui il particolare. Intanto il paesaggio ancora non c'è, cioè il fondo è ancora oro, però guardate come gli archi che definiscono la simmetria, considerate siano archi acuti. L'arco acuto è la caratteristica del gotico. La tradizione greco-romana prevede l'arco a tutto sesto, tutto.
Sono da questi particolari che si capisce come le culture si incrociano e si incontrano. Poi la meraviglia dei colori, adesso li facciamo scorrere velocemente. Allora, questa è una cosa incredibile, perché siamo fuori d'Italia. Cioè, allora c'è da chiedersi, nel 1300, 1400, davanti a questa meraviglia, dal 1300, 1500, tutto succede in Italia, no? E fuori, fuori non sta mica a guardare. Allora, intanto questo. Sono due fratelli, non so chi li conosca, sono due miniaturisti, si chiamano Delimbourg, lavorano per il duca di Borgogna. Il ducato di Borgogna nel 1400 era la nuova Venezia. Venezia cominciava già a dare dei colpi. Il ducato di Borgogna è un centro strategico, commerciale, economico, militare, straordinario. Era un ducato ricchissimo, strutturato secondo ancora un sistema feudale, però era gente che amava circondarsi del bello, e affidano a questi fratelli il compito di decorare il libro delle preghiere, no? E cosa fanno questi fratelli? Cosa introducono di nuovo? Introducono la natura. C'è ancora la religione, sì, però non è più il motivo esclusivo. Qui per esempio c'è un corteo di corte, di cavalieri, già è un grande elemento di novità. In seconda fascia c'è il bosco, e non si riesce a vedere, ma andassimo molto vicino, vedremo come gli alberi, i fusti, sono tratteggiati uno a uno. E terzo piano, il castello, e poi tanto cielo. Andiamo avanti. Torniamo in Italia. Masaccio, qui Luca vi ha voluto far vedere, sì, a sinistra l'opera completa e a destra c'è tra che cosa viene fuori qui? Beh, a parte il tema religioso, i due committenti, li vedete a sinistra e a destra, sono il padrone e la padrona che ha ordinato l'opera, il Signore Cristo, San Giovanni e la Madonna. Che cosa colpisce? Colpisce la profondità, cioè questa nicchia sembra non finire più, eppure è un affresco, sembra un buco nel muro. Cioè, questa maestosa, incredibile capacità di dare profondità alle cose. E ancora non levano in mano proprio le leggi della prospettiva. Leon Battista Alberti, Piero da Francesco le codificano fra un po', ma già dal Giotto le avevano in mano. Ma già i greci l'avevano in mano, no? Andiamo avanti. Questa altra grande soluzione architettonica, come si fa a reggere una cupola così pesante? L'uomo di Firenze 1400, yeah? E questa è una delle tante meraviglie, Donatello. Vi dico solo questo, il festino di Erode, questo sbalzo fatto sul bronzo. La scena è semplicissima e drammaticissima. La mamma, che la vedete lì in mezzo, di Salomè impone a Erode, come vedete sulla sinistra, la testa di Giovanni Battista, se vuole vedere la figlia Salomè ballare. Allora il domestico gli porta sul vassoio al re la testa, Salomè continua ancora a ballare più o meno disinvolta. Erode guarda e dice: ma non avrei mai immaginato tanto. E la mamma gli dice: ma scusa, i patti erano questi. Lo sconcerto è i bambini che fuggono, gli altri commensali che si coprono il volto, il senso di raccapriccio, il vuoto fisico che viene fatto attorno alla persona che è colpevole di questo reato, cioè la madre. Poi, secondo piano, gli archi. Dietro gli archi ci sono i musicanti e, se vedete, due teste romane. Possono essere solo teste romane. Terzo piano, altre figure. Poi via via si entra, e qui c'è tantissima profondità. C'è una continua ripetizione di vie di fuga, per cui sembra che le stanze non finiscano mai. Cioè, mai si era vista questa capacità di dare profondità con sbalzo con il bronzo. Yeah.
Qui torniamo fuori, avete visto i fratelli di Limbourg, poco dopo, a circa metà del 400, c'è un uomo straordinario. Un uomo straordinario che detta le condizioni della nuova pittura. Ma lo scopriremo dopo, andando avanti. Questo Van Eyck, famoso più per i coniugi Arnolfini, che non per questo. Politico di Gand, c'è tutto. Non vi racconto la storia, lo faremo. C'è sequenza religiosa, c'è Adamo ed Eva, mai prima così nudi e così precisi. Sotto, nella parte bassa, c'è la storia del tempo, c'è la capacità di aggregare tanta gente, la capacità di riempire ogni momento dello spazio, il paesaggio, la natura. Poi tenete conto che c'era tutta un'altra parte, perché è immenso questo politico, e nei giorni feriali veniva chiuso e veniva esposto interamente solo nei giorni festivi. Passiamo ai coniugi Arnolfini. Che c'è poco da dire, è una delle immagini più famose. Chi sono? Un mercante e sua moglie, fiorentini, che vanno ad Anversa per affari, hanno una casa lì e stanno lì. Amici di Van Eyck, per un anniversario, non so se fosse, gli dice, cioè, loro chiedono a Van Eyck di fare il ritratto. È uno dei primi ritratti di interno domestico. Non si era mai visto un interno borghese domestico, eh? Sempre la pittura è sempre qualcosa di fuori o di celebrativo, ma questo è molto intimo. E vedete questa attenzione maniacale al particolare. La luce, la famosa luce fiamminga, comincia di qui. La luce entra dalla finestra e attraversa il quadro, al punto tale che illumina il volto, la mano di Arnolfini e di riflesso la signora. È una fascia di luce. La luce